Parte prima. Dottorini calvi. C'è una spaccatura fra coloro che riescono a dormire e coloro che non ci riescono. È una delle grandi divisioni del genere umano. Iris Murdoch, Nonsense Soldiers. Capitolo 1. Un mese dopo la morte della moglie, Ralph Roberts cominciò a soffrire di insonnia per la prima volta in vita sua. Sulle prime il disturbo fu leggero, ma andò progressivamente peggiorando. 6 mesi dopo le prime interruzioni, Ralph era ormai in uno stato di avvilimento che non riusciva a capire, meno che mai ad accettare. Verso la fine dell'estate 1993 cominciò a domandarsi in che modo doveva prevedere di trascorrere i suoi ultimi anni sulla Terra nel torpore a occhi spalancati di una veglia costante. «Naturalmente non arriverei a quel punto. Non succede mai». Ma era proprio vero. Non era sicuro. Ecco dove stava il suo cruccio, e i libri sull'argomento che Mike Hanlon gli suggerì di leggere fra quelli della biblioteca pubblica non gli furono di grande aiuto. Ce n'erano più d'uno che trattavano dei disturbi del sonno, ma sembravano contraddirsi a vicenda. Secondo alcuni l'insonnia era un sintomo, secondo altri era una malattia. Secondo almeno uno era un'invenzione. Il problema comunque era reso più complesso dal fatto che, per quello che Ralph riuscì a dedurre dai testi, nessuno era veramente sicuro di che cosa fosse il sonno, come funzionasse o che cosa facesse. Sapeva che avrebbe dovuto smettere di fare il ricercatore dilettante e rivolgersi al medico, ma gli riusciva sorprendentemente difficile rassegnarsi. Forse portava ancora rancore al dottor Lickfield. Del resto era stato Lickfield ad avere originariamente diagnosticato il tumore cerebrale di Caroline come cefalea da tensione. E Ralph aveva il sospetto che il medico, scapolo impenitente, avesse effettivamente creduto che Caroline soffrisse solo di un caso blando di umor nero. Ed era stato sempre Lickfield a rendersi clinicamente il più introvabile possibile dopo che era stato appurato in via definitiva il male di Caroline. Ralph era certo che se glielo avesse domandato esplicitamente, Lickfield avrebbe affermato di aver affidato il caso a Jamal, lo specialista. Tutto perfettamente legale e secondo la prassi. Sì. Solo che Ralph non aveva perso occasione di guardare nel profondo degli occhi di Lickfield le poche volte in cui lo aveva incrociato nel periodo fra il primo attacco di convulsioni di Caroline in luglio e la sua morte, avvenuta nel marzo dell'anno seguente, e in quegli occhi gli era parso di vedere un misto di disagio e senso di colpa. La sua era stata l'espressione di chi si sta sforzando in ogni modo di dimenticarsi di aver preso un granchio colossale. Ralph riteneva che se riusciva a guardare ancora Lickfield senza provare il desiderio di spaccargli la faccia, era solo perché il dottor Jamal gli aveva detto che una diagnosi precoce non avrebbe probabilmente mutato la sorte di sua moglie. Quando erano cominciati i mal di testa, il tumore era già ben insediato e senza dubbio stava già diramando piccole scariche di cellule malate in altre aree del cervello, come maligni pieghevoli di pubblicità per corrispondenza. Sul finire di aprile, il dottor Jamal si era trasferito nel Connecticut meridionale, dove aveva aperto uno studio, e Ralph pativa la sua mancanza. Pensava che avrebbe potuto parlare della sua insonnia a Jamal, trovando in lui un ascoltatore che non avrebbe trovato in Lickfield, fosse per scarsa volontà o per cattiva disposizione. Finita l'estate, Ralph aveva letto dell'insonnia abbastanza da sapere che il tipo da cui era afflitto lui, sebbene non raro, era assai meno comune della normale difficoltà ad assopirsi. Le persone che non hanno il disturbo entrano solitamente nella prima fase di sonno fra i 7 e i 20 minuti dopo essersi coricate. Le persone affette da sonno ritardato invece piegano talvolta anche 3 ore per scendere sotto la superficie. E mentre i dormienti normali cominciano a sprofondare nella terza fase, aveva scoperto che in alcuni dei vecchi testi si chiamava sonno teta, più o meno 3/4 d'ora dopo l'assopimento, quelli lenti avevano spesso bisogno di 1 o 2 ancora. E molte volte a quella fase non arrivavano mai. Si destavano per nulla ristorati, talvolta con memorie sfocate di brutti sogni confusi,
più spesso con l'impressione errata di essere rimasti svegli per tutta la notte. Dopo la morte di Caroline, Ralph aveva cominciato a soffrire di risvegli prematuri. Aveva continuato ad andare quasi sempre a letto dopo la conclusione del notiziario delle 11 e aveva continuato ad addormentarsi quasi all'istante. Ma invece di svegliarsi prontamente alle 7:05, 5 minuti prima che scattasse la radiosveglia, si svegliava alle 6. Da principio aveva concluso che era il prezzo da pagare per una prostata leggermente ingrossata e un paio di reni vecchi di 70 anni. Se non che non aveva l'impressione di un'effettiva impellenza quando si svegliava e trovava impossibile riaddormentarsi, anche dopo aver evacuato quanto accumulato durante la notte. Se ne stava sdraiato nel letto che aveva condiviso per tanti anni con Caroline, ad aspettare che si facessero le 7:05, come minimo meno un quarto, per potersi alzare. Dopo un po' aveva rinunciato anche a cercare di riprendere sonno. Se ne stava disteso con le lunghe dita delle mani un po' gonfie intrecciate sul petto, a fissare le ombre del soffitto con occhi che si sentiva grossi come mele. Qualche volta pensava al dottor Jamal, giù a Westport, a costruire il suo pezzettino di sogno americano parlando in quel dolce e confortante accento indiano. Qualche volta pensava a luoghi dove in passato si era recato con Caroline e quello a cui tornava più sovente era Sand Beach a Bar Harbor, in un pomeriggio caldo, seduti insieme a un tavolo da picnic, entrambi in costume da bagno, seduti sotto un grande ombrellone a tinte vivaci, a mangiare dolci frutti di mare fritti e a bere Bud da bottiglie con il collo lungo, contemplando le vele che filavano nell'oceano blu scuro. Quando era stato? 1964? 1967? Aveva importanza? Probabilmente no. Nemmeno le alterazioni nelle sue abitudini notturne avrebbero meritato interesse se si fossero esaurite in quell'accorciamento del periodo dedicato al sonno. Ci si sarebbe adattato non solo con facilità, ma con gratitudine. Tutte le letture di quell'estate confermavano una convinzione popolare che aveva sentito ripetere per tutta la vita: invecchiando si dorme meno. Se perdere un'ora circa di sonno per notte fosse stata la sola tariffa per il dubbio piacere di essere un arzillo settantenne, avrebbe pagato volentieri e lo avrebbe considerato un buon affare. Invece non era finita lì. Nella prima settimana di maggio si svegliava alle 5:15 con il cinguettio degli uccelli. Per qualche notte aveva tentato con i tappi, dubitando da subito che avrebbero avuto effetto. Non erano gli stormi tornati con la buona stagione a svegliarlo, né erano le sporadiche fiammate di qualche tubo di scarico sulla Harris Avenue. Era sempre stato di quelli capaci di dormire pacificamente nel fracasso di una banda e non credeva di essere cambiato sotto quell'aspetto. C'era stato invece un mutamento dentro la sua testa. Lì c'era un interruttore e qualcuno lo azionava ogni giorno un po' prima. Né lui aveva idea di come impedire che accadesse. In giugno riaffiorava come un sughero dal sonno alle 4:30 del mattino, 4:15 al più tardi, e a partire dalla metà di luglio, non canicolare come il luglio 1992, ma niente male lo stesso su quel versante, grazie mille, spalancava gli occhi verso le 4. Era stato durante quelle lunghe notti accaldate che, occupando troppo poco del letto in cui lui e Caroline avevano fatto l'amore in tante altre notti accaldate e anche fredde, aveva cominciato a considerare che inferno sarebbe diventata la sua vita se il sonno l'avesse abbandonato del tutto. Nella luce del giorno era ancora capace di accantonare il problema, ma stava cominciando ad accertare qualche spiacevole verità sulla notte scura dell'anima di F. Scott Fitzgerald, e il fatto centrale era il seguente. Alle 4:15 di notte, tutto sembrava possibile. Tutto. Durante il giorno era in grado di continuare a raccontare a se stesso che stava semplicemente passando attraverso un riaggiustamento del suo ciclo veglia-sonno, che il suo corpo stava reagendo in maniera del tutto normale a numerosi importanti cambiamenti nella sua vita, fra i quali erano in risalto il pensionamento e la vedovanza.
Talvolta ricorreva la parola solitudine quando pensava alla sua nuova vita, ma schivava la D maiuscola, ricacciandola in fondo all'armadio del suo inconscio ogni volta che la vedeva balenare per un attimo nelle sue riflessioni. La solitudine poteva anche andare. La depressione, certamente no. Forse dovresti muoverti di più. Vai a spasso, come facevi l'estate scorsa. In fondo stai facendo una vita molto sedentaria. Ti alzi, mangi un toast, leggi un libro, guardi un po' di tele, vai a prenderti un sandwich qui di fronte al Red Apple, traffichi un po' in giardino, magari vai in biblioteca o ti vedi con Helen e la bambina. Ceni, forse te ne stai seduto in veranda e ti trovi per un po' con McGovern o Lois Chase. E poi? Leggi ancora, un altro scampolo di televisione, ti dai una sciacquata e ti metti a letto. Sedentario, noioso, per forza ti svegli presto. Peccato che fossero tutte stronzate. L'aspetto generale della sua vita poteva essere anche di sedentarietà, d'accordo, ma non era così. Un buon esempio lo offriva il giardino. Quello che ci faceva non gli avrebbe mai fatto vincere qualche premio, ma era ben altra cosa che trafficare un po'. Quasi tutti i pomeriggi strappava erbacce finché il sudore gli disegnava un albero scuro sul dorso della camicia e larghe macchie sotto le ascelle, e quando finalmente si decideva a rientrare, spesso tremava per la fatica. Le sue cure, più che un trafficare, somigliavano a una punizione. Ma punizione per cosa? Perché si svegliava prima dell'alba? Non lo sapeva. E non gli importava. Lavorare in giardino gli riempiva una gran parte del pomeriggio, distoglieva la sua mente da pensieri che preferiva evitare, e tanto bastava giustificare i muscoli indolenziti e i saltuari nugoli di macchioline nere davanti agli occhi. Aveva cominciato le sue prolungate visite al giardino poco dopo il 4 luglio e le aveva rinnovate per tutto agosto. Ben oltre la mietitura delle prime messi e la triste sorte toccata alle ultime, colpite dalla siccità. «Faresti bene a lasciar perdere», lo aveva munito una sera Bill McGovern, mentre se ne stavano seduti in veranda a bere limonata. Era la metà di agosto e Ralph aveva cominciato a svegliarsi verso le 3:30 del mattino. «È sicuramente pericoloso per la tua salute, ma quello che è peggio è che ci metti qualcosa di maniacale». «Forse sono maniaco», aveva risposto burbero Ralph, e doveva esserci stato qualcosa di convincente, o nel tono o nell'espressione degli occhi, perché McGovern aveva cambiato argomento. Riprese in effetti l'abitudine alle camminate, niente come le maratone del 92, ma comunque quasi sempre un paio di miglia al giorno, quando non pioveva. Il percorso usuale lo vedeva scendere dalla Half Mile Hill alla biblioteca pubblica e proseguire da lì fino a Back Pages, la rivendita di libri di seconda mano e giornali, all'angolo della Wycham con la Main. Back Pages era attiguo a un paradiso del riciclaggio dell'usato che si chiamava Rosa al terzo piano, vestiti di seconda mano. E un giorno, mentre vi transitava davanti nell'agosto del suo scontento, notò un manifesto nuovo tra gli annunci di vecchie iniziative di beneficenza e antiche attività parrocchiali, affisso in modo tale da ricoprire più o meno per metà un foglio ormai ingiallito con la scritta «Pat Buchanan presidente». La donna ritratta nelle due fotografie della parte superiore del manifesto era una bella bionda sulla quarantina, ma lo stile delle riprese, ritratto frontale con espressione seria sulla sinistra, ritratto di profilo con espressione seria sulla destra, uniforme sfondo bianco per entrambi, era abbastanza sconcertante perché Ralph si fermasse. Erano immagini di quelle che avresti trovato appese all'ufficio postale o presentate nel corso di qualche documentario di cronaca nera in televisione, e l'effetto, come si deduceva dalla scritta, non era accidentale. Le fotografie avevano interrotto la sua passeggiata, ma il nome della donna in questione l'aveva trattenuto sul posto. Ricercata per omicidio. Susan Edwina Day. Era la scritta superiore in grandi lettere nere, e sotto le finte foto segnaletiche in rosso si leggeva «Alla larga dalla nostra città».
In fondo c'era un'altra scritta in piccolo. La vista di Ralph si era molto deteriorata dopo la morte di Caroline, per non dire in parole povere che se n'era andata alla malora, cosicché dovette avvicinarsi fin quasi a schiacciare il naso contro il vetro sporco di rosa al terzo piano vestiti di seconda mano per riuscire a decifrarla. La scritta diceva: «A cura del Comitato in difesa della vita, sede del Maine». Nei recessi della sua mente una voce sussurrò: «Susan Day, sii onesta, a quanti oggi hai fatto la festa?» Susan Day, ricordò Ralph, era un'attivista politica di New York o Washington, quella sorta di donna dalla parlantina facile che puntualmente faceva schiumare tassisti, barbieri e operai edili nel metto. Perché poi gli fosse affiorata la mente quella rima sciocca, non sapeva spiegarsi. Era a corollario di qualche ricordo che lo eludeva. Forse il suo vecchio cervello stanco aveva riconosciuto qualche analogia con uno slogan protestatario degli anni 60 contro la guerra del Vietnam. «No, non c'entra. C'è qualcos'altro di più preciso». Prima che la sua mente formulasse il nome e il volto di Ed Deepnew, fu sorpreso da una voce a pochi metri da lui. «Terra Ralph, terra Ralph, Ralphie, rispondi Ralphie!» Sottratto alle sue meditazioni, Ralph si girò dalla parte della voce. Rimase un po' sconcertato, ma anche divertito nello scoprire che si era quasi addormentato in piedi. «Gesù, non ti rendi conto di quanto importante sia il sonno finché cominci a sentirne la mancanza? Allora tutti i pavimenti si inclinano e tutti gli spigoli si smussano». A chiamarlo era stato Hamilton Davenport, il proprietario di Backpages. Stava rifornendo di tascabili il carretto che teneva davanti al suo negozio. Dall'angolo della bocca spediva nell'aria calda e lucente i suoi sbuffi di fumo azzurrognolo la pipa di tutolo, quella che Ralph faceva sempre pensare alla ciminiera di un modellino di battello a vapore. Sulla soglia della bottega, con la coda arrotolata intorno alle zampe, sedeva Winston Smith, il suo vecchio gatto grigio. Guardava Ralph con gli occhi gialli pieni di indifferenza, come a dirgli: «Tu credi di sapere di vecchiaia, amico mio? Io sono qui a dimostrare che dell'invecchiamento non capisci una... verza». «Cavoli, Ralph, ti avrò chiamato almeno 3 volte. Ero un po' in bambola», si giustificò Ralph. Passò oltre il carretto, si sporse nel negozio, Winston Smith mantenne la sua posizione sulla soglia con regale distacco e prelevò i 2 quotidiani che comperava ogni giorno, il Globe di Boston e USA Today. Il News di Derry gli veniva recapitato gentilmente a casa dal piccolo Pete. Ogni tanto Ralph dichiarava pubblicamente di essere sicuro che uno dei 3 giornali era un diversivo comico, ma non aveva mai saputo decidere quale. «Non...» si arrestò, perché nella mente era apparso il volto di Ed Deepnew. Era stato dalla bocca di Ed che l'estate precedente aveva udito quella macabra rima, giù all'aeroporto, e c'era poco da meravigliarsi se il ricordo di quell'avvenimento non era stato immediato. Ed Deepnew era l'ultima persona al mondo da cui si sarebbe aspettato di sentire parole come quelle. «Ralphie, mi pare che stessi parlando con me». «Oh, scusa, non dormo molto bene. Questo stavo per dirti». «Bella scocciatura, ma ci sono problemi peggiori. Beviti un bicchiere di latte tiepido e ascolta della musica di quella sana un'oretta prima di metterti a letto». Proprio durante quell'estate Ralph aveva scoperto che in America tutti avevano il loro trucchetto contro l'insonnia. Qualche rimedio popolare tramandato di generazione in generazione, come la Bibbia di famiglia. «Bach funziona bene, anche Beethoven. E William Ackerman non è malaccio. Ma il vero trucco», rivelò Davenport alzando teatralmente un dito per maggiore enfasi, «è di non alzarsi dalla poltrona durante quella mezz'ora. Per nessun motivo. Non rispondi al telefono, non carichi il cane, non metti fuori la sveglia, non decidi di lavarti i denti, niente. Allora, quando finalmente vai a letto, bam, ci resti di botto». «E se per caso sei lì tranquillo nella tua poltrona preferita e tutt'a un tratto senti che la natura chiama? Sono cose che ti prendono anche parecchio la sprovvista alla mia età». «Te la fai nei calzoni», rispose prontamente Davenport e scoppiò a ridere. Ralph sorrise, ma fu più che altro per dovere.
La sua insonnia andava rapidamente perdendo quel tanto di marginale comicità che potesse mai aver avuto. «Nei calzoni!» Ridacchiò Ham, calò una pacca sul carrello da biblioteca e ciondolò la testa da una parte all'altra. Ralph si ritrovò casualmente a guardare il gatto. Winston Smith contraccambiò stolidamente lo sguardo e a Ralph parve che i suoi calmi occhi gialli gli dicessero «Sì, hai ragione, è uno scemo, ma il mio scemo». «Non male, eh? Hamilton Davenport, grande maestro della ribattuta, te la fai nei...» Ragliò una risata, scosse la testa, poi prese i $2 che gli porgeva Ralph. Se li infilò nella tasca del grembiulino rosso ed estrasse qualche spicciolo di resto. «È giusto?» «Giustissimo, grazie, Ham!» «Ma a parte gli scherzi, prova con la musica. Guarda che funziona sul serio. Ti placa le onde cerebrali o qualcosa del genere». «Lo farò!» E la diavoleria era appunto che probabilmente ci avrebbe provato, come già aveva tentato la ricetta dell'acqua calda con limone della signora Rappaport, e i consigli di Shauna McClure su come sgombrare la mente rallentando la respirazione e concentrandosi sulla parola calma. Salvo che, detto da Shauna, veniva fuori come calma. Quando ti trovavi a che fare con la lenta ma inarrestabile erosione del tuo periodo di riposo, vedevi del buono in qualunque cura popolare. Stava per allontanarsi, ma ci ripensò. «Che cos'è quel manifesto qui accanto?» Ham Davenport arricciò il naso. «Dici alla bottega di Dan Dalton? Se appena riesco evito di guardarci dentro. Mi guasta l'appetito. Ha messo qualcosa di nuovo e disgustoso in vetrina?» «Sembrerebbe nuovo, dato che non è giallo come tutti gli altri e ancora non è stato tempestato dalle mosche. Somiglia agli avvisi dei ricercati, solo che nelle foto c'è Susan Day». «Susan Day su un... razza di bastardo!» Em lanciò un'occhiata scura e rancorosa in direzione del suo vicino di bottega. «Che cos'è, presidentessa dell'Organizzazione Nazionale delle Donne? O qualcosa di simile?» «Ex presidentessa e cofondatrice di Sorelle in Armi, autrice di L'ombra di mia madre e Gigli della Valle, che sarebbe un trattato sulle donne che vengono picchiate e sul perché molte di loro rifiutano di denunciare gli uomini che le picchiano. Ha vinto un Pulitzer per quello. Attualmente Susie Day è una delle 3 o 4 donne politicamente più influenti di tutti gli Stati Uniti e oltre che brava a pensare è anche forte a scrivere. Quel cretino sa benissimo che ho qui una delle sue petizioni vicino al registratore di cassa». «Quali petizioni?» «Stiamo cercando di farla venire qui per una conferenza. Sai, no, che quelli del diritto alla vita hanno cercato di incendiare Woman Care il Natale scorso?» Ralph sondò con circospezione il buio in cui era vissuto sul finire del 1992. «Ricordo che la polizia ha fermato nel parcheggio dell'ospedale un tizio con una latta di benzina. Ma non sapevo...» «Era Charlie Pickering. È un attivista del Pane Quotidiano, uno dei gruppi per il diritto alla vita che sono sempre in manifestazione davanti a Woman Care. Ce l'hanno spinto loro, se credi a me. Ma quest'anno hanno messo da parte la benzina. Vogliono costringere la giunta a cambiare il piano regolatore per espellere Woman Care una volta per tutte. E possono farcela. Conosci Derry, Ralph. Non è esattamente una culla di liberalismo». «Già...» ammise Ralph con un debole sorriso. «Non lo è mai stata. E Woman Care è una clinica di aborti, non è vero?» Davenport gli rivolse uno sguardo spazientito e mosse la testa in direzione di Rose. «Così lo chiamano le teste di cazzo come lui. Solo che preferiscono parlare di fabbrica invece di clinica, ignorando bellamente tutte le altre iniziative di Woman Care». Alle orecchie di Ralph Davenport aveva assunto un po' i toni del piazzista televisivo che smerciava collante a prova di smagliatura durante le pause del film della domenica pomeriggio. «Fanno assistenza alle famiglie, aiutano mogli e minori vittime di maltrattamenti e gestiscono un ricovero per donne maltrattate, giù, sulla linea di confine con Newport. Nello stesso edificio dell'ospedale hanno un centro di assistenza per i casi di violenza sessuale e un telefono amico in funzione giorno e notte per donne violentate o picchiate.
In parole povere, si battono contro tutte quelle cose che fanno di un Marlboro Man come Dalton un gran pezzo di merda. Però è un fatto che praticano aborti. È per quello che fuori ci sono sempre i picchetti, no? A cercare di ricordare gli sembrava che da anni ormai si svolgessero manifestazioni davanti alla bassa e poco appariscente palazzina di mattoni che ospitava Woman Care. I manifestanti gli erano sempre sembrati troppo pallidi, troppo impegnati, troppo magri o troppo grassi, troppo assolutamente sicuri che Dio fosse dalla loro. Sui cartelli che portavano c'erano scritte come «Rispettate i diritti del feto e della vita, che splendida scelta!» È il vecchio slogan secondo cui «L'aborto è un omicidio!» In più di un'occasione le donne che ricorrevano alla clinica, situata vicino al Derry Home Hospital, ma non esattamente a esso associata, pensò Ralph, erano state prese a sputi. «Sì, praticano aborti. Qualche problema?» Ralph pensò a tutti gli anni in cui lui e Caroline avevano cercato di avere un figlio. Anni che avevano prodotto soltanto alcuni falsi allarmi e un unico caso di gravidanza conclusosi malamente al quinto mese. Si strinse nelle spalle. All'improvviso la giornata gli sembrò troppo calda e si sentì le gambe troppo stanche. La prospettiva del tragitto di ritorno, in particolare il tratto della Half Mile Hill, gli penzolava nel retro della mente come agganciata all'amo di un palamito. «Non so, vorrei solo che la gente non dovesse sentire il bisogno di strillare tanto.» Davenport grugnì. Andò alla vetrina del negozio accanto e sbirciò le pseudofoto segnaletiche. In quel momento, dalle profondità tenebrose di Rose, simile a un fantasma d'avanspettacolo un po' logorato dall'usura, si materializzò un uomo alto e pallido con il pizzo. «L'antitesi assoluta del Marlboro Man», avrebbe detto Ralph. Vide che cosa stava guardando Davenport e un sottile sorrisetto di disprezzo gli arricciò gli angoli della bocca. Era il tipo di sorriso che avrebbe potuto costare a un uomo un paio di denti o il setto nasale, riflette Ralph, specialmente in una giornata torrida come quella. Davenport additò il manifesto e scosse violentemente la testa. Il sorriso di Dalton si accentuò. Sbatté le mani nell'aria alla volta di Davenport. «Chi se ne frega di come la pensi tu», stava a significare il suo gesto, e riscomparve nei recessi del suo emporio. Davenport si girò verso Ralph con le guance infuocate. «Dovrebbero mettere la foto di quell'uomo di fianco alla parola stronzo sui vocabolari!» «Esattamente quello che lui pensa di te, suppongo!» pensò Ralph, ma naturalmente non lo disse. Davenport sostava davanti al carrello pieno di edizioni tascabili, con le mani affondate nelle tasche sotto il grembiolino rosso, a rimuginare sul manifesto di «Sì, onesta, Susan Day». «Beh, mi sa che mi conviene...» cominciò Ralph. Davenport si riscosse dal suo accigliato esame. «Aspetta!» lo trattenne. «Non vuoi prima firmare la mia petizione, tanto per restituire un po' di luce alla mia giornata?» A disagio, Ralph spostò il peso del corpo sui piedi. «Di solito non mi lascio coinvolgere da questo genere di conflitti...» «Dai, Ralph!» lo esortò Davenport in un tono di voce che faceva appello alla sua ragionevolezza. «Qui non stiamo parlando di un conflitto, ma di un'iniziativa per far sì che i bigotti e fanatici come quelli che dirigono il pane quotidiano e i cavernicoli politici come Dalton non facciano chiudere un centro di assistenza per le donne che è davvero utile alla società. Non ti sto chiedendo di sottoscrivere un appello a favore dei test delle armi chimiche sui delfini.» «Questo è vero.» «Noi speriamo di riuscire a mandare 5.000 firme a Susan Day entro il 1° settembre. Probabilmente non basterà, dato che Derry non è molto più che uno slargo nella strada, e la Day è probabilmente impegnata per un secolo da oggi o giù di lì. Ma provare non fa male a nessuno.» Ralph ebbe voglia di rispondere a Em che l'unica petizione che avrebbe volentieri firmato era quella con cui chiedere agli dei del sonno di restituirgli le 3 ore di buon riposo per notte che gli avevano rubato. Ma riguardando l'espressione del suo viso, desistette. «Caroline avrebbe firmato la sua petizione. Non che fosse favorevole all'aborto, ma non era nemmeno favorevole a quegli uomini che tornano a casa dopo la chiusura dei bar e scambiano mogli e figli per palloni da calcio.» Era anche vero. Ma non sarebbe stato quello il motivo principale perché firmasse.
Lo avrebbe fatto nella speranza di vedere di persona e da vicino un'autentica trascinatrice di anime come Susan Day. Lo avrebbe fatto perché spinta dalla curiosità innata, che era probabilmente la sua caratteristica dominante. Un impulso così forte che nemmeno il tumore cerebrale glielo aveva soffocato. 2 giorni prima di morire, dal romanzo che aveva lasciato sul suo comodino, aveva sfilato il biglietto cinematografico che usava come segnalibro, solo perché voleva sapere che film avesse visto. Il film era stato Codice d'Onore, e Ralph fu insieme sorpreso e costernato nello scoprire quanto lo affliggesse ricordarlo. Ancora adesso faceva un male da morire. «Ma certo, firmo volentieri!» «Sapevo di poter contare su di te!» esclamò Davenport e gli calò una pacca sulla spalla. L'espressione imbronciata fu rotta da un sorriso, ma Ralph non notò comunque un grande miglioramento. Il sorriso era piuttosto un ghigno e non aveva niente di particolarmente accattivante. «Entra nella mia tana d'iniquità!» Ralph lo seguì nel negozio odoroso di tabacco, che non sembrava molto iniquo alle 9:30 del mattino. Winston Smith se la batté davanti a loro, sostando solo per un istante, a guardarli con i suoi antichi occhi gialli. «Lui è un povero scemo e tu gli fai buona compagnia», poteva essere il significato di quello sguardo d'addio. Date le circostanze, era una conclusione che Ralph non si sarebbe sentito di smentire. Si infilò i giornali sotto il braccio, si chinò sul foglio a righe posato sul banco vicino al registratore di cassa e firmò la petizione con cui si chiedeva a Susan Day di recarsi a Derry a parlare in difesa di Woman Care. La risalita di Up My Hill andò meglio di quanto avesse previsto e attraversò l'incrocio a X di Witcham e Jackson pensando «Visto che non è stata poi questa gran tragedia...» A un tratto si accorse che gli fischiavano le orecchie e cominciavano a tremargli le gambe. Si fermò sull'altro lato di Witcham e si posò una mano sulla camicia. Subito sotto sentiva battere il cuore, lo sentiva pompare con una foga convulsa che gli fece paura. Udì un fruscio cartaceo e vide un supplemento pubblicitario sfilarsi dal Globe di Boston e zigzagare nell'aria scendendo nel rigagnolo. Fece per chinarsi a recuperarlo e si fermò. «Non è una buona idea, Ralph. Se ti pieghi è più che probabile che cadi. Meglio che quello lo lasci allo spazzino». «Sì, sì, molto meglio», mormorò raddrizzandosi. Una manciata di puntini neri gli maculò la visuale come un surreale stormo di corvi e per un momento ebbe la quasi certezza che stesse per finire accartocciato sopra quel supplemento pubblicitario, qualsiasi cosa avesse fatto per evitarlo. «Ralph, tutto bene?» Alzò gli occhi ad agio e scorse Lois Shass, che abitava sull'altro lato di Harris Avenue, mezzo isolato più giù della casa che lui condivideva con Bill McGovern. Sedeva su una delle panchine davanti allo Stratford Park, probabilmente in attesa dell'autobus di Kennel Street, con cui scendere in centro. «Sì, grazie», le rispose, e ordinò alle gambe di muoversi. Ebbe la sensazione di camminare nello sciroppo, ma giudicò di essere riuscito a raggiungere la panchina senza dare di sé una rappresentazione troppo scadente. Non poté tuttavia sopprimere un piccolo rantolo di gratitudine mentre si sedeva accanto a lei. Lois Shass aveva grandi occhi scuri, di quelli che, ai tempi in cui Ralph era bambino, chiamavano occhi spagnoli, e c'era da scommettere che negli anni del liceo avevano danzato nella mente di decine di compagni di scuola. Erano ancora la caratteristica fisica che di lei spiccava di più, ma poco piacque a Ralph l'ansia che vi lesse in quel momento. Era... che cosa? «Un po' troppo da buon vicinato», fu il suo primo pensiero, ma non era sicuro che fosse il pensiero giusto. «Bene», fece eco Lois. «Sì, giuro». Ralph si tolse il fazzoletto dalla tasca posteriore, controllò che fosse pulito e si asciugò la fronte. «Spero che non ti scocci se te lo dico, Ralph, ma non sembra affatto che tu stia bene». Gli scocciava che glielo dicesse, ma non sapeva come comunicarglielo. «Sei pallido, sudi, e semini rifiuti». Ralph la guardò stupito. «Ti è cascato qualcosa fuori dal giornale, credo che sia una pubblicità».
Davvero? Lo sai benissimo anche tu. Scusami un attimo. Lois si alzò, attraversò il marciapiede, si chinò. Ralph notò che, pur concedendole una matura larghezza di fianchi, aveva gambe ancora mirevolmente snelle per essere una donna di 68 anni d'età, e raccolse l'inserto. Poi tornò a sedersi in panchina. «Ecco qui. Adesso non sei più un cattivo cittadino». Lui sorrise suo malgrado. «Grazie». «Di niente. Il punto premio della Maxell House mi torna comodo. E anche quelli dell'Hamburger Helper e della Diet Coke. Sono diventata così grassa dopo la morte del signor Shass». «Non sei grassa per niente, Lois». «Ti sono grata, Ralph. Sei un gentiluomo perfetto. Ma non cambiamo argomento. Hai avuto un capogiro, vero? Anzi, diciamo che per poco non hai perso i sensi». «Stavo solo riprendendo fiato», rispose lui sulle sue, e si girò a guardare un gruppo di ragazzini occupati in una partitella di baseball nel parco. Ce la mettevano tutta, ridendo e prendendosi in giro. Provò invidia per l'efficienza dei loro sistemi di aria condizionata. «Ah, riprendevi fiato?» «Sì». «Dunque riprendevi fiato?» «Lois, cominci a somigliare a un disco rotto». «Ebbene, il disco rotto sta per dirti qualcosa, quindi fai attenzione. Sei pazzo ad attaccare la Up My Hill con questo caldo. Se hai voglia di camminare, perché non te ne vai sull'extension, dove è pianeggiante, come facevi una volta?» «Perché mi fa tornare in mente Caroline», rispose lui, dispiaciuto del tono brusco, per non dire maleducato, che non era riuscito a contenere. «Merda», brontolò lei, e gli sfiorò la mano. «Scusami». «Niente di grave». «Sì che grave, invece. Avrei dovuto pensarci. Non è da prendere alla leggera nemmeno la faccia che avevi un momento fa. Ralph, guarda che non hai più 20 anni e nemmeno 40. Non sto dicendo che non sei in forma. Chiunque può vedere che sei in ottima forma per la tua età, ma dovresti essere più prudente. Caroline avrebbe voluto che ti riguardassi». «Lo so, ma ti giuro che sto davvero...» Bene, intendeva aggiungere, ma poi rialzò gli occhi dalle proprie mani, guardò in quelli scuri di lei, e ciò che vide gli rese impossibile finire la frase. C'era tristezza rassegnata nei suoi occhi, o era solitudine? Forse entrambe. In ogni caso non fu tutto ciò che vide, vide anche se stesso. Ti stai comportando da sciocco, dicevano gli occhi di lei a quelli di lui. «Forse siamo sciocchi tutti e due. Tu hai 70 anni e sei vedovo, Ralph. Io ne ho 68 e sono vedova. Per quanto tempo ancora passeremo le nostre serate seduti in veranda con Bill McGovern a farci da reggimoccolo più vecchio del mondo? Non troppo, mi auguro, perché né tu né io siamo esattamente freschi di catena di montaggio». «Ralph!» sbottò Lois, improvvisamente preoccupata. «Stai bene?» «Sì», la rassicurò lui, riabbassando lo sguardo sulle mani. «Sì, certo». «Avevi un'espressione... Beh, non so nemmeno io». Ralph ebbe a chiedersi se forse il caldo e la fatica dell'arrampicata gli avessero effettivamente strapazzato un po' il cervello. Perché quella era Lois, in fondo, quella che McGovern chiamava sempre la nostra Lois, con un piccolo e malizioso inarcarsi del sopracciglio sinistro. E poi sì... Era ancora ben messa, gambe snelle, bel petto e quegli occhi straordinari. E magari non gli sarebbe dispiaciuto andarci a letto, e forse a lei non sarebbe dispiaciuto che lui ce la portasse. Ma dopo? Se l'occhio le fosse cascato su un biglietto che sporgeva dal libro che lui stava leggendo, lo avrebbe tirato fuori, troppo curiosa di sapere che film era stato a vedere. Se l'occhio le fosse cascato su un biglietto che sporgeva dal libro che lui stava leggendo, lo avrebbe tirato fuori, troppo curiosa di sapere che film era stato a vedere, per preoccuparsi del fatto che gli stava perdendo il segno? Ralph riteneva di no. Gli occhi di Lois erano straordinari, e più di una volta aveva sorpreso i propri a scendere nella V della sua camicetta, durante le sedute a tre sulla veranda, a bere tè freddo nel fresco della sera. Ma aveva il sospetto che la testolina fosse capace di inguaiare la testona anche a 70 anni. Invecchiare non era una buona scusa per diventare imprudenti.
Si alzò e, consapevole dello scrutinio di Lois, fece uno sforzo supplementare per non incurvare le spalle. Grazie di tutto. Ti va di accompagnare un vecchio per un pezzo di strada? Grazie, ma vado in centro. Giù al Sewin Circle hanno un filo di una sfumatura di rosa che è un amore. Ho in mente un copridivano. Allora preferisco starmene qui, buona, ad aspettare l'autobus e a gongolarmi per i miei coupon. Ralph sorrise. Brava. Allungò lo sguardo sui bambini che giocavano. Un ragazzino con una fitta massa di capelli rossi partì dalla terza e si gettò in un tuffo a braccia protese, andando a finire contro il parastinchi di un avversario con un tonfo sonoro. Ralph non trattenne una smorfia, già vedendo ambulanze con luci lampeggianti e sirene spiegate, ma Pel di Carota balzò subito in piedi ridendo. «Mancato! Neanche per sogno!» rispose l'altro indignato, ma poi scoppiò a ridere a sua volta. «Pensi mai che ti piacerebbe tornare a quell'età, Ralph?» «Qualche volta, ma di solito mi sembra troppo faticoso. Fai un salto stasera, Lois. Ce ne stiamo fuori per un po' assieme.» «Non è escluso», rispose lei. E Ralph si incamminò per Harris Avenue, sentendosi addosso il peso dei suoi occhi straordinari e cercando di tenere la schiena eretta. Gli sembrò di riuscirci abbastanza bene. Certo che era dura. Non si era mai sentito così stanco in vita sua.